Felice Regresso, figli della me. Che bello Elo, che bello Elo Overtime. Tra l'altro andiamo a riprenderci Elo, perché l'ultima volta forse avevamo preconcetti, pregiudizi, e invece no, io voglio riascoltarmelo. Ma sai cosa ti dico? Tu ti ricordi molto male, o forse tu avevi un botto di pregiudizi. Io quel disco mi è piaciuto. Io il mi disco ricordo, era bello. Io nel montaggio video ho sempre detto che in quel disco era figo e lui faceva il suo. Quindi è anche dall'altra volta che dici no. Però questa volta mi stupisce il fatto che abbia aggiunto anche dei testi. Prima di cominciare, ragazzi, like, commenta e condividi per far arrivare questa reaction di DraftCold in tendenza. Così magari i boomeroni che guardano YouTube e vedono in tendenza la roba, se lo ascoltano e capiscono che anche DraftCold può dire la sua. Eh? Oh, e mi raccomando, prima di cominciare a vedere la reaction, scriveteci qua sotto la vostra classifica del disco e fateci sapere cosa ne pensate. Cominciamo subito ad ascoltarci sta roba. Sì, dai che hai parlato un'ora, hai rotto il cazzo. Vai! Per sempre. Un uomo che muore per strada non vive per sempre. Il mio amico fatto in casa parelle. Presenta, se fuori c'è uno sbirro spero che abbia fretta. In tasca ho una oncia, lui capisce una roccia. Ma certa merda si lavora e non si tocca. Ehi, hey, voce suona dal Dallara San Siro. Fai a gara son primo, qui fa freddo Sub-Zero. Sta ancora a firmo una segno, prima timbri su una. Smettiti, li faccio assist alla porta. No, è quella che fa ogni tanto anche ernia. E mi fa cacare. Bella, te poi tutti. Carattere chop. Mezzo choppato. Ma poi è bella anche la roba, conosco tutti dai rave alla dancehall. Piace questa cosa di... No, ti dico, per me è meglio la prima parte che la seconda parte con il flow tutto. Però il testo è interessante, cazzo. Testo è anche rappato, anche se non ti è piaciuto il flow, ha rappato un po', si può dire un cazzo. E lo overtime sto giro sta regalando. Andiamo avanti. Che si può dire? Si può dire che fa schifo il cazzo. Secondo pezzo, primo pezzo interessante. Shooter! Ma la conosciamo già? No. No, non mi ricordo questa. So di pistole, questo è uno snitch, basta palle di pitone. La tua gang dov'è? Non ci aggiuro sul mio brother, questi sma. Dentro questo green ci sto per affogare. Te non siamo uguali, non abbiamo le stesse armi, ma siamo alla pari. Sai che a correre dietro i sogni puoi sbagliare, way. Per correre dietro i soldi puoi passare, vai. A correre sai dietro non è male, non ce la fai. Adesso c'è anche chi prima calcoli a quel palco lì ci volevo salire. Adesso che sono qui non mi resta che dire. Sono passati tanti giorni, ma... Oh, mi è piaciuto un botto, mi sta piacendo un botto. Ma ti piace tanto tanto nel senso che te lo ascolteresti o ti piace perché è lui? No, no, a me non, io non sono un fan di DraftCold e non mi identifico in DraftCold in nulla, perché abbiamo due vite, due teste diverse. Però a livello musicale, se io devo dire, senti sta canzone com'è, è bella. Cioè io non ci trovo grosse cose a dire. Ah, che merda. Cioè io... Dolce era smooth. Però diceva, se parlo di strada non devo parlare di pistole. Finalmente. Allora, a livello di testo ci siamo. Secondo me è entrato nell'ottica del dire posso fare una roba un po' più moderna con dei testi un po' più impegnati. Ma tra virgolette, il problema qua era la produzione. Suonava non veramente troppo vecchia. Ma suona troppo già vecchia. Sentita. Quei classici arpeggi che minchia. Ne ho quattro. Quello dei Blink, quello della pubblicità dello yogurt, quello della pubblicità della Skoda. E quello di Ed Sheeran, che usano sempre quei quattro arpeggi di chitarra, no? Sembrava sì, va bene. Che potesse. Sì, già sentitissimo. Forse potevano usare un po' di più sulla produzione, forse. Ma però magari questo disco è Comfort Zone. Esatto, magari questo disco è fatto perché vuole farti capire che... Ma secondo te i testi di minchia che faceva prima era perché erano quei 2-3 anni dove andava solo la trap stupida per bambini deficienti e adesso sta veramente scrivendo quello che vuole scrivere? Ho fatto un pensiero ieri sera, pensavo che essere costretti a rimanere in casa ti fa pensare tanto e ti fa pensare che... tu stai invecchiando e che quella cosa non ti rappresenta più. Diciamo che è come se fossimo invecchiati di 2 anni in un anno a livello mentale, tutti quanti. Sì. Sei cresciuto e secondo me anche lui ha avuto bisogno di crescere in questo momento. Sì. Però è una mia congettura, è una mia roba che penso, è una roba, una riflessione che ho fatto io. Mm-hmm. Perché sembra che tutti quanti stiano arrivando allo step dopo, quello che è già un po' più accettabile da tutti quanti, diciamo così. Quello sono ricco ma sono triste, credo. Esatto. Sì. Ma okay. Qua non c'è neanche che sono ricco, qua fortunatamente non c'è stato, ecco, se no l'avrei notato, qua è un bisogno di crescere, sì capito, la fase di crescita. Anima l'abbiamo già sentita, bellissima. Vero? Questa è veramente bella. Cicatrici, strano, mezzo spagnoleggiante.
puoi dire no se vuoi. Stretta la cintura e jeans, la police fa ciò che vuole. Se la vita è dura G, sì la vita è dura G. Se fai ciò che vuoi puoi vivere. Corro la strada attento, se ne faccio 2000 non posso farne 300. La vita cambia in fretta, non posso fare lo stesso. Una rapina dentro al suo giardino, mi hanno insegnato cose che non leggi sopra un libro. Ehi, giungla, sangue su una pattuglia. E se a volte sbagliamo è perché veniamo dal nulla. Carina! Libro, dirmi quello che vuoi. Sono sempre attivo, non fare il cattivo attivo. Boy, non mi in giro senza soldi, senza gloria. Fanculo il macchinino, stavo sopra una ruota. Ti come l'Appennino. Cioè, quindi mi stai dicendo che io non posso dire che questa roba mi è piaciuta più di dell'ultimo disco di Sfera. Ma tu puoi dire quello che vuoi. Ah, ecco, mi pareva. No, ma scusami, guarda anche però in comparazione, io prendo Sfera perché questa roba mi ricorda molto il suo filone, allora, perché certo, insomma è il suo figlioccio. Però a parità di evoluzione ha fatto passi da gigante Draft Gold, mentre Sfera si è un po' cristallizzato nel suo, in quelle quattro cose che parliamo provate. Di testi o di melodie? Di tutte e due. Melodie no, melodie ti assicuro che la melodia è la stessa per quattro canzoni. La stessa melodia per quattro canzoni ha tenuto, ma proprio le stesse note, eh. Sfera ne avrebbe già cambiato. No, ma Draft Gold, sì, ok, ma Draft Gold comunque, questa melodia che questa wave che sta tenendo in questo disco, uh-huh, rispetto agli altre cose che ha fatto, comunque ha svoltato un botto. Certo. Ok, ma se è un po' più cupa. Sfera è più brava. Ma a me piace di più, sai perché? Lo trovo più sincero, più suo, esatto. Sì, che può uno essere. Sfera che mi dice quelle quattro cose dall'inizio. Questo qua almeno si è messo un po' più a nudo, io lo preferisco. Ma guarda, sono d'accordo con te quando mi dici che si trova meglio qua. Secondo me lui qua sta dando il massimo, cioè il massimo, sta dando il meglio di quello che può fare. Io sento che vorrebbe diventare il nuovo Sfera, secondo me. Però con questi testi non lo fai. Perché sono troppo impegnati. Però è uno Sfera coi testi, mi stai dicendo questo? Un wannabe Sfera coi testi, sì. Wannabe. No, wannabe, lui compare, ma... Sì. Allora, vai. Ivy con Smoke Purp, l'unico featuring straniero. Purp, polpette, fuma polpette. Si smocca le purpette. Wow. Ho 23 anni come Jordan e LeBron. Adesso che c'è, bussi alla porta. Ma non mi richiami più al cielo. Che volai sopra le ali. E non mi fa ancora problema prestarli. Dammi lì bene i tuoi conti bancari. La vita bello flauto. Sbanca il ho alzato pesi heavy. Panama, my mind is rock while he's somewhere in Saturn. Got rings on my fingers, they looking like Saturn. I light up the room, they should call me a lamp. Beh, featuring sembra azzeccato. Adesso non sapendo che cazzo abbia voluto dire Smoke Purp. Azzeccatissimo perché ha staccato con la reppata. E però qui non puoi dirmi che ha fatto la stessa linea vocale, eh. No, qua no. Qua è stata molto carina. Qua anche forse complice la base. La produzione è molto interessante. Days the Kids e Drillionaire. Cazzo, la base è interessante. Lui molto bravo. Lui molto bravo, ragazzi. Lui Smoke Purpetta. Smoke Purpetta, interessante. Sono un grande cane, va bene così. No, Draft Gold. Cazzo, lo sto trovando proprio bene su questa roba. Secondo me, allora, i cazzi sono due. O ha capito che ha fallito e che nessuno se lo inculava più e quindi ha detto faccio lo step successivo, faccio la roba figa e faccio side. Oppure ha detto no, side. Faccio side. Secondo me è semplicemente lui serio, è semplicemente il suo lato serio. Ma tutta la vita, cioè nel senso... Se vogliamo Gesù. Bene. Grande cane, vuoi venire a salutare? Ah, Double Cup. Anche qua, vedi, produzione diversa, stacca il mood. Però Reversa ma li prende sempre quei quattro accordini del chitarra. Chi guarda ne puntano il dito perché vivono di stereotipi e cliché. Nella mia tassa non c'è precondicio, non viene mattino perché c'è un eclisse. Ehi, finisce, ehi, oh, ehi, call me the biggest beep. Sai che so fumare solo weed. Brick sulla tavola, oro nella mia bocca, soldi attivi sul mio bancomat. Non ho scelto il draft, canaglia compare ma. Ma dopo se mi magicato io vorrei sparare la canzone. Soldi fa la fame, cremi a river, piangi se tutto finisce. Sì, sì, cry my ride. Ha detto cry me a river adesso. Sì, ha detto cry me a river. Mamma mia. Allora, facciamo che Double Cup non esiste. Io non l'ho vista. Facciamo che non esiste. Io non la conosco, non l'ho sentita e non ne voglio sapere un cazzo. Facciamo finta che. Ok, non ne parliamo più. Oh mami, featuring Yeezy. Ma qua sarà molto interessante. È quella dedicata alla mamma, questa è la serie.
Posso dire che non me ne frega un cazzo? Posso scappare? Venti fuori dal fango, ho alzato il rango. Sono sempre per le strade randagio. Perché piove sciroppo pure la domenica. Questa è la serie A, prima di Telegram. Facevo storie, già girava l'elica. Ma che vanto è? Gramello nevica, piove sciroppo. Però aspetta, ha detto anche se non puoi farle, non fare cose a caso che ti ingabbiano, finisce male. Guarda che è una bella cosa. Mi sa tutta l'Italia, come si dice, non ho la pistola, non ho la mitraglia. Cosa si evince quando ci stai? Cosa tu si non evince? Si capisce. Oh mami, vengo dal fango assieme ai miei cani. Non farci, questo non è quello, niente giochi strani. Oh mami, la mia Gigi, cosa abbiamo fatto frate, chiedi la Gigi. Vali due speech, meglio che appicci, perché sì. Ti appicci come le bici. Spenderesti tutto per un pugno di polvere. Fatti tiro d'odio in una stanza in affitto. Tattara peso le parole, piango mille gocce di liquore. Le bici che qua non ti hanno fatto, no? Ma peso la tara senza. Ho la tara senza. No, seguo il velo come malachia, eh? No, me l'ha soppersa. Me l'ha soppersa, me l'ha soppersa. Izzy è un po' top player, però, della traccia, devo dirti. Va bene, va bene. Il ritornello non mi è piaciuto, però la traccia in sé era bella, ma anche il pezzo di Drefgold. Ma non è vero, dai. Ma per una volta che mi piace, ma posso tranquillamente dire, oh, sto giro Drefgold non ha fatto il minchia. Quanto t'ha pagato Roberto Bianco per dire che Drefgold è bravo? Senti, Apology, che chiude il disco, sentiamo qua. Questa si chiama Apology, io mi aspetto una traccia Apologia di Reale. Apology of Reat. So che me l'hai detto mano, non so che fai. Non puoi gareggiare coi miei G sulla way. Siamo alti come sopra un'onda la Hawaii. Wow. Apology. Sì, ma apology di cosa? Oh. Anni 80? Non so il tipo in testa che non aveva testa. La tua luce riflessa, la mia arriva di getto. Apology. Bellissimo, guarda ritornello. Ecco qua il pianoforte è figo confronto al riff di chitarra di prima. Mi ricorda un botto quel Japan City Pop che mi ascolto io quando voglio prendermi e sippare le cose. Sai che porcana, tu dici e beh, bellissimo le linee vocali qua, però io ho sentito il beat che era una cannonata. Le linee vocali che erano una cannonata. La strofa, e poi sentire il dislivello delle altre cose mi ha fatto incazzare perché volevo tutto al top in questa canzone. La strofa no, purtroppo non è figa quanto il ritornello e quanto le parole utilizzate. La produzione è una produzione della Madonna e io vi assicuro che è proprio bella. E al posto di esaltarmi per i picchi di bellezza di questa canzone, mi sono incazzato per gli altri picchi che non erano a livello. Cioè, porca puttana. Ti aspettavi un prodotto su. Tutto, e invece era tutto. Medio perché non poteva essere il top per via di alcune piccole, non imperfezioni, ma cose che magari stilisticamente a noi non piacciono. E sono d'accordo con te, Barlo, io non sono d'accordo con te, perché purtroppo è iniziato molto bene il disco. Possiamo dire che è sulla via giusta per, tra virgolette, andare incontro a un pubblico un po' più adulto. Che guarda, è un bel disco, è un bel disco. Se lo mettono su mentre vado a bermi una cosa, quando riaprono tutto, non mi dà fastidio. Sono d'accordo su questo, sono d'accordissimo. Non mi fa salire male il mio whiskino sour. Comunque Drefgold alla fine ci fa sempre incazzare. Complimenti Drefgold, sempre così. Anche quando fai le cose belle non riesci a non farmi incazzare. Perché non riesci a non farmi incazzare? Perché qua l'unico che sta cercando di non incazzarti con te sono io. Quello che poi alla fine si incazzerà. Infatti. Comunque ragazzi, grazie mille per aver seguito. Lasciate un like, un commento, una condivisione qua sotto se vi è piaciuta la reaction. E lasciateci anche la vostra personale classifica delle canzoni che vi sono piaciute. Ciao! Ciao!